Bamonte. Benvenuto. Allora, classe 1900... Buonasera. Buonasera. Prego, si accomodi. Allora, è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il capo del sindacato dei magistrati. Per semplificare, il capo dei magistrati. Classe 1967, quindi è un giovane. Sì, per la nostra categoria è giovanissimo. Per il nostro mondo, soprattutto. Allora, invece è un pubblico ministero importante, cioè ha avuto qua la Procura di Roma, ha avuto delle inchieste anche molto pesanti, l'ultima, quella che ricordiamo di più, quella ai fratelli Occhionero, il cyberspionaggio, lei è un esperto delle cose di internet, sì, anche, di giusto? Sì, criminalità informatica, cyberterrorismo, nuove tecnologie impiegate per la commissione di reati. Senta, le tocca un compito molto pesante, perché, come abbiamo appena sentito, anche è continuo lo scontro tra politici e magistrati, tra politica e magistratura. Lei ha 50 anni, quindi, diciamo, è nuovo a una situazione che nasce tanto tempo fa. Come se la spiega? A che punto di vista? Io l'ho vissuta ancora prima di entrare in magistratura, già era e continua ad essere. Ma è fisiologico che nei sistemi di democrazia moderna ci sia un confronto a volte anche aspro tra politica e giustizia, perché la giustizia si deve occupare dei problemi di illegalità e quindi anche di quelli della politica. Succede in tutte le democrazie, succede negli Stati Uniti, è successo con la Clinton poche settimane dalle elezioni, sta succedendo in Francia adesso, è una fisiologia. Quello che è tipico del nostro paese è la reazione della politica, che invece è particolarmente, come dire, aggressiva, tanto da sembrare intollerante a questo controllo di legalità. Diciamo, l'ha detta in parole molto dolci, ma insomma dice cose anche molto nette. Cioè, i politici in Italia tendono a guardare un po' storto i magistrati. Dal suo punto di vista, però, ci sono situazioni molto strane da valutare. Allora, è più strano che Emiliano si candidi, che un magistrato si candidi alle primarie del PD, o che il Parlamento sovverta la sentenza dei magistrati e dica no, Minzolini deve rimanere senatore. Cos'è più strano? Ma guardi, il discorso di Emiliano candidato a leader del centrosinistra attualmente cade in un vuoto normativo, nel senso che è una situazione che non si è mai verificata prima. Tanti magistrati in politica, di solito, ultimamente molti meno, ma nella storia d'Italia, di solito con incarichi istituzionali più che di partito, questa è una situazione che, come dire, crea un momento unico e forse anche un po' di rottura rispetto a quello che è successo in passato e ha fatto nascere il problema. L'altro tema è molto delicato. Lì si trattava di una sentenza che prevede una sanzione, tra i quali la decadenza dei pubblici uffici, se il Senato non la vota, quella parte della sentenza rimane inapplicata. Sono due cose molto diverse. La seconda forse è un po' più critica per la tenuta del sistema. La prima, attendiamo una legge a breve e vedremo come. Però non mette a rischio il sistema. L'altra, secondo lei, sei. Senta, dottore Albamonte, io le chiedo di guardare il resto della puntata, poi torniamo e tiriamo un po' le fila. Grazie per essere stato con noi. Poca pubblicità per noi.